sono appena uscito dall'ufficio, la mia giornata di lavoro oggi è terminata e me ne sto andando a casa e mi volevo sincerare che i bar e i ristoranti della città alle ore 18 avessero chiuso. Sono le 19, come vedete siamo sul corso Vittorio Emanuele, qui è tutto chiuso. Purtroppo è così, dobbiamo rispettare le restrizioni. Ringrazio tutti gli operatori, le attività economiche di questa città, i ristoratori per quello che stanno facendo. Stanno già subendo una forte crisi, la chiusura del 18 è un altro colpo all'economia della città, però purtroppo dobbiamo rispettare le prescrizioni, le indicazioni che ci arrivano, perché questa è un'emergenza nazionale. In alcune zone del nostro paese la situazione si è complicata perché il numero dei posti letto rischia di diventare insufficiente rispetto alle esigenze di terapie intensive di persone che per colpa del coronavirus hanno bisogno della terapia intensiva. Il problema non è nemmeno, come abbiamo detto in questi giorni, ammalarsi, il problema è evitare un picco ed evitare che il numero delle persone che hanno bisogno della terapia intensiva possa superare i posti letto di terapia intensiva. Terapie intensive che non è che vengono occupate solo da chi ha il coronavirus, terapie intensive che vengono occupate anche da tante persone che purtroppo hanno un infarto, hanno un'ischemia cerebrale, non è che si fermano gli infarti o le ischemie perché c'è il coronavirus. E quindi in alcune zone del nostro paese sono andate in crisi i sistemi sanitari e ci sono queste restrizioni dappertutto per evitare che il contagio possa allargarsi. Da noi, per fortuna, la situazione è ancora sotto controllo, in Puglia, in città, però le indicazioni che arrivano sono di stare a casa il più possibile per evitare assembramenti, per evitare che le persone stiano a meno di un metro di distanza, per ridurre i contatti sociali, e ci sono queste restrizioni come la chiusura dei locali alle 18. Qui siamo sul corso Vittorio Emanuele, adesso vediamo come sta andando qui su Via Gino, c'è qualche negozio aperto. Io sto andando a casa, prima di tornare sto facendo una verifica insieme alla polizia locale che, come vedete, con i lampeggianti sta facendo le verifiche. Oggi abbiamo fatto anche dei controlli, oltre 100 controlli per strada delle automobili per verificare se le persone si stessero muovendo per attività di lavoro, per esigenze improcrastinabili o per questioni legate alla salute, perché sapete si può uscire di casa soltanto per questi motivi. Ciao, buonasera. Soltanto per questi motivi. Ci sono i negozi aperti che possono stare aperti fino all'orario di chiusura, fino alle 20:30, però vedete non c'è nessuno nemmeno dentro i negozi. Questo è Via Argiro. Anche qui hanno rispettato le prescrizioni. La polizia locale oggi ha fatto verifiche di presso i supermercati, c'è stato un po' di assembramento fuori qualche supermercato. In realtà non è necessario andare tutti insieme a fare la spesa, perché i supermercati continueranno a stare aperti, continueranno a essere forniti tutti i giorni, perché non ci sono, non ci sono problemi di trasferimento di merci. Il decreto permette che le merci possano spostarsi giorno per giorno e quindi non avremo problemi di approvvigionamento, quindi non è necessario fare la coda per fare il rifornimento di generi alimentari. I supermercati, le salumerie sono aperte tutti i giorni e ci saranno gli scaffali pieni tutti i giorni. Abbiamo dovuto anche chiudere un supermercato oggi perché il gestore non riusciva ad assicurare la distanza di 1 metro e non riusciva ad evitare gli assembramenti, quindi l'abbiamo chiuso perché stiamo facendo i controlli. Ho detto prima che abbiamo fatto un centinaio di controlli per strada per capire come si stavano spostando le persone e nessuno è stato segnalato all'autorità giudiziaria perché hanno dimostrato che stavano andando al lavoro, si stavano spostando per cure sanitarie, almeno stamattina. Ciao e niente, questa è la situazione della città, vedete questi locali che normalmente la sera
a quest'ora sono pieni di persone. In realtà stasera sono chiusi. Ed è comunque complicato. Il riarcivo è stata una delle prime cose che abbiamo fatto, la pedonalizzazione per farla vivere con i gazebo, i tavolini, le sedie. Vedete, c'è la polizia locale che sta facendo le verifiche. In questi anni abbiamo fatto tanti sacrifici per riuscire a far vivere la città, a portare tanti turisti. Però sono sicuro che ce la faremo, ci riusciremo. Dobbiamo avere fiducia e recupereremo tutto quello che abbiamo fatto in questi anni. Ora rispettiamo le indicazioni, le prescrizioni che ci arrivano dalla cabina di regia, perché più rispetteremo le prescrizioni, più ci metteremo velocemente alle spalle questa situazione di emergenza. Vedrete che finirà l'emergenza sanitaria e riusciremo a superare anche l'emergenza dal punto di vista economico. Buona serata a tutti, da casa, magari ci collegheremo qualche altra volta.